mamma mia, guardate, guardate! Ma come ti sei ridotto? Ma guardate quelle scarpe, guardate, Gino, ma che fai? Ma che ti metti a fare gli schizzi? Ma io sono il giotto che mi metto a fare gli schizzi. Sono i piove che ti sei scontato il paradello. E poi non lo sai che quando piove il cielo si allaga. Il centro si allaga, sarà pure che il centro si allaga, scusate Don Girò, però voi fate gli schizzi, confessate. Ma io mi tocco una spogliata, tremo che manca delle stufarti zone e tu mi fai l'interrogatorio. Confessa, non confessa. Concenza, dimmi una cosa, ma tu vivi? Non hai proprio pietà. Sì, sì, il tuo Parkinson non l'abbiamo scoperto oggi, ma va! Ma io mo che faccio? Posso trasire? Sentiamo, hai fatto quello che dovevi fare. Alla posta o sei andato solo a caccia di pozzanghere, ciaff ciaff. Niente da fare con c'è, in casa Marigliano non ce la vedo nella cittadinanza. Vabbè, ho capito, domani alla posta ci vado io. E che ti sbagli? Tu alla posta domani non ci vai. Ovvero, perché? Perché te lo dico io, tu alla posta non ci vai. E invece io ci vado. No, non ci vai! Sentiamo, perché non ci andrei alla posta? Perché ripeto, i ticciacchetti mi hanno ospitato, altro che alla posta! Siete! Caffè, no? Non mi sto proprio di caffè. Andiamo. Vai a vedere chi è, io così fai brutto qualcosa oggi, va? Prendi un poco di caffè, mi posso prendere in questa casa. Vai ad aprire. E tu come sei entrato? Si aspettava a voi, stavo fresco. Tu dimentichi una cosa, che io, a differenza sua, c'ho le chiavi. Lo dicevo io che in questa casa vengo dopo il limoncello. Mannaggia a me, mannaggia. Ma che fa? Sei stato in libreria? No, ho sbagliato la cassetta della posta. E che posta è questa? Poi non ti voglio i nostri soldi. Pubblicità, pubblicità. Guarda a cavà. Guarda a cavà. Guarda a cavà. Ma che hai fatto? Hai scritto solo lo zaino? Quello è lo sponsor. Ma come? Lo sponsor solo lo zaino tuo? Ma come? Non lo sa. Adesso tutto il materiale scolastico ce lo forniscono direttamente i negozianti. Veramente? Guarda. Vedi, questi sono i nomi dei nostri benefattori. Oggi, ma sai una cosa, quasi quasi ci conviene tornare a scuola. A me ne sparagniamo di un la spesa. Per come sei tu, guarda, ci potresti tornare tranquillamente sui banchi di scuola. È inutile. Per l'età che avete voi, al limite, vi assicurate una di ciò campusano. No. Quindi, che c'è? Scacci di scia. E poi ti sei messo pure tu a cercare soldi. Qua non possiamo sganciare niente. Le bombe sono finite. Sono in possesso di informazioni che definirei scottanti. Ascolta, la cifra che io ti ho chiesto, considerando la natura delle notizie sul tuo conto che potrei divulgare benissimo, e considerando che sono almeno 2 mesi che non sganci niente, è davvero equa. Piccino, tieni a me, fai una cosa. Parlare con la nonna. E che le dico che ti ho visto in mezzo alla strada quando facevi gli schizzi? Bello, nonna tu. Come sei bello, arrivatino mio, che simpatico sei. Senti, come ne vuoi i soldi? 2 biglietti da 5?
ho una radice tutta intera.